Ciao a tutti, buona domenica! Benvenuti in questo nuovo video oggi dalla mia postazione profumi. Sono qui per parlarvi di profumi dai sentori un po' natalizi, un po' adatti a questo periodo delle feste. Vi parlerò di sette profumi per lo più economici e anche di facile reperibilità. Inizio subito con un profumo che trovate sia al DM, perché il Drogerie Mart Il Drogerie Mart tiene questo brand di solito, ma anche tranquillamente su Notino. Si tratta del profumo di Jean Arthès, Guipure and Silk Ylang Vanille. Questa è la sua scatola, si tratta di un 100 ml. Il flacone è davvero molto carino, un po' arabeggiante, è un 100 ml. Questo profumo non supera mai 10-11 euro per intenderci ed è una bellissima vaniglia, una vaniglia con dei sentori legnosi. Nella piramide olfattiva si apre con delle note fruttate, abbiamo il cocco, la prugna, l'ylang ylang caratterizza il cuore di questa fragranza e abbiamo un fondo vanigliato e muschiato, ma la vaniglia è proprio la nota che predomina in questa fragranza, una vaniglia con dei sentori legnosi. Abbiamo anche legno di cedro nel cuore e proprio da questa nota di legno di cedro proviene questo sentore leggermente legnoso. Un profumo che finalmente Herbolario ha rimesso in vendita, che io ho portato tantissimo, soprattutto verso il 2000, ma secondo me questo profumo c'era già dagli anni 90. Si tratta della famosissima vaniglia di Herbolario, che fortunatamente io ho ancora nella vecchia versione, perché so che chi l'ha riacquistata di recente mi ha detto che non ha più la persistenza mega galattica che questo profumo ha, e quello che io ho è proprio una vecchia versione con una super persistenza mega galattica. È stupenda questa vaniglia, è una vaniglia che a me ricorda un po' i biscottini, proprio i dolcetti, è una vaniglia buonissima e lascia tanta scia su di me, dà tanta soddisfazione, e direi che questa vaniglia non ha niente da invidiare a profumi come quelli di marchi di nicchia, ad esempio sul genere di Montal. Abbiamo una testa con note fruttate della fragola e del limone, nel cuore abbiamo l'eliotropio e la mirra, e come note di base abbiamo note di vaniglia, muschio e un fondo ambrato, ma anche qui possiamo parlare proprio di vaniglia come nota predominante, come nel caso del profumo di Jean Arthès. Un profumo che invece è un gourmand, secondo me, spinto e dura tantissimo, ha una persistenza bestiale, si chiama Let the Good Times Roll di Lush. Si tratta di un body spray, ma un body spray che ha le performance di un eau de parfum super concentrato. Questo profumo sa di caramello, ha come note olfattive le note di burro, le note di popcorn. È un profumo che mi riporta nell'ambientazione di un cinema, magari durante le feste. Immaginatevi di andare al cinema e dove vi rilassate finalmente con i vostri cari, il vostro fidanzato, i vostri amici, e questo è un po' l'odore che aleggia nell'aria all'entrata proprio di un cinema. Tra le altre note che sono date sono alcune note speziate, tra cui la cannella, ma questo proprio è l'odore di un popcorn caramellato. Persistentissimo questo profumo, e stiamo parlando di 25 euro per 200 ml di prodotto. Un super profumo questo di Lush. Un profumo con sentori dolci, ma molto più equilibrato rispetto al Lush, che è per gli amanti dei gourmand spinti, è questo meraviglioso profumo, il Fancy di Jessica Simpson.
Qui abbiamo pure la nota di caramello assieme a note di mandorla. Qui la mandorla si sente, ma è un profumo con note anche fruttate, ha delle note floreali al suo interno. Il flacone è stupendo, è bellissimo. Forse questo è ancora il più bello di tutti i flaconi della Simpson. A me piacciono molto comunque i flaconi di questa star e le sue varie proposte, ma questo è davvero meraviglioso. Abbiamo anche qui note di vaniglia, note ambrate sul fondo, ma c'è questa mandorla così raffinata che si unisce a queste note vanigliate e di caramello che fanno di questo profumo un profumo sì tendente al gourmand, ma sempre equilibrato, sempre molto elegante. Ecco, questo lo definirei un profumo dolce ed elegante al tempo stesso. Fantastico. Lo trovate a volte su Notino, a volte anche su Amazon. Ho guardato prima di farvi questo video e ho visto che lo vendono ad un prezzo di 29 euro per un 100 ml. Anche qui stiamo parlando di un profumo con un'ottima durata sulla pelle. È un profumo che trovo adatto a una fascia di alle persone giovani e ai giovani dentro, è questa ultima uscita. Si tratta di un'edizione credo limitata, è un flanker del Pink Sugar e si tratta del Velvet Red, ispirato proprio ad un dolce. Il Velvet Red è un tipo di dolce, una torta, e questo profumo è buonissimo. Il DNA del Pink Sugar si sente proprio tanto, però ha altre note, come note di fragola, di bergamotto. Qui c'è molto la nota della fragola accentuata tra le note di testa. Abbiamo note di dolciumi, fiore d'arancio, il giglio. Come note di base abbiamo la panna montata, la vaniglia e note ambrate grazie a questa molecola che si chiama ambrettolide. Profumo che trovate sui 25-26 euro massimo, visto che lo tiene anche Notino, tra l'altro in una confezione carina con un profumo in miniatura o un profumo da borsetta che ci si può portare appresso durante le feste. Questo è un profumo gioioso, festoso, davvero adatto alle feste natalizie. Anche qui abbiamo un'ottima persistenza, come ottima è anche la persistenza del suo predecessore, ovvero il Pink Sugar. Non fatevelo scappare se vi piace questo profumo, lo trovate anche da Tigotà, però credo il suo destino sia quello di sparire, trattandosi di un'edizione probabilmente limitata. E per i nostalgici, perché questo è un profumo anche un po' nostalgico, dei profumi primi anni 2000, ma con qualche sentore secondo me forse anche un po' fine anni 90, è il profumo Amour Amour di Cacharella. Il profumo Amour Amour è un agrumato, è un tripudio di agrumi in apertura. Io lo trovo bello anche per le feste, per il flacone, perché è di questo rosso davvero molto acceso, e questo profumo lo trovo adatto a chi non ama i profumi eccessivamente dolci. Qui si apre con una manciata di agrumi, abbiamo il pompelmo, abbiamo il bergamotto, abbiamo il mandarino, abbiamo credo anche l'arancio, quindi tantissimi agrumi con una nota forse anche un po' asprigna che viene dal ribes nero. E nel cuore di questo profumo abbiamo rosa, albicocca, gelsomino, giglio, mughetto, ha una piramide olfattiva piuttosto complessa questa fragranza, vaniglia, tonka tra le note di base, e assieme a note di muschio abbiamo anche l'ambra, il cedro della Virginia. Ha una piramide piuttosto articolata, un profumo per i nostalgici, e a qualcuno ricorderà
ricorderà l'adolescenza, qualcuno la prima giovinezza, ed è sempre un profumo molto piacevole da indossare e che mi sento di consigliare a chi non ama profumi gourmand troppo dolci, perché questo sì è un profumo dolce con note fruttate, ma non è quel dolce che ricorda la pasticceria, per intenderci. E anche questo lo trovate su siti come ad esempio Notino o altri siti, un 30 ml lo pagate poco più di una ventina di euro. Bellissimo profumo, secondo me bella idea anche natalizia, perché è un profumo anche facile comunque da indossare, anche questo gioioso e festoso come tipologia di profumo. E per chiudere voglio parlarvi di un profumo ambrato. Io amo molto i profumi ambrati, si tratta questa volta di un profumo di nicchia, ma stiamo parlando di una nicchia piuttosto economica, e parlo del marchio Fragonard. Fragonard ha veramente delle chicche, è un marchio di Grasse, c'è anche la fabbrica a Grasse della Fragonard, qui nel mio canale c'è un video proprio dedicato ai profumi di Grasse, dove vedete anche delle immagini proprio girate all'interno della Fragonard, e la Fragonard ha tanti profumi davvero notevoli, e molte volte questi profumi, oltre che essere di qualità, possono essere anche un'ottima alternativa a profumi commerciali di grandi marchi che vengono venduti ad un prezzo davvero maggiore, molto più elevato. E questo profumo di cui oggi vi parlo è Rose Ambrée, secondo me è uno dei profumi più belli che Fragonard abbia mai fatto. Questo profumo è un ambrato floreale, qui abbiamo tanta ambra e c'è proprio la rosa nel cuore di questo profumo. È una rosa ambrata questa. Guardate quanto è bello anche il flacone. Abbiamo note in apertura di ribes nero e bergamotto. La mandorla accompagna la rosa nel cuore per terminare su un fondo di ambra, vaniglia e note di fava tonka. Anche qui vi posso dire che si tratta di un profumo davvero con un'ottima persistenza, e può essere amato da chi ama profumi come per esempio il Mont Guerlain, questa fragranza, perché siamo su quel tipo, su quella tipologia di vibrazioni, e potrebbe forse essere anche un'alternativa più economica. Questo profumo io lo pagai 35 euro, visto che adesso i prezzi sono un po' aumentati sul sito di Fragonard, vendono a 39 euro, ma poi i prezzi sapete anche voi che variano a seconda dei siti, delle profumerie che li vendono e delle offerte, quindi non si tratta mai di prezzi fissi, ma i prezzi tendono poi a variare. Questo è un 50 ml, è un profumo davvero straordinario che da anni ho nella mia collezione e che amo moltissimo. Con questa rosa di profumi abbiamo chiuso oggi questa carrellata di fragranze che possono essere sia delle idee da indossare durante la festa, durante il periodo natalizio, ma perché no anche delle idee su una fascia di prezzo tra il low cost e il medium cost. E profumi secondo me anche abbastanza versatili e facilmente indossabili. Nei prossimi giorni, nei prossimi video, ci saranno altri video su questa tipologia dove parlerò di profumi adatti al periodo natalizio, alle feste. Ne ho davvero tanti nella mia collezione e vi racconterò altre storie di altre fragranze. E per oggi è venuto il momento di salutare. Vi auguro ancora buona domenica e un grande abbraccio. Ci vediamo prestissimo, sempre qui sul canale di Note di Profumo. Un bacio grande, ciao!